soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata di Start Pirating, la rubrica dove il vostro capitano Giacomo Uncino vi dà dei consigli e vi aiuta ad iniziare una nuova armata di Age of Sigmar. Nella puntata di oggi parleremo dei Flesh Eater Court e, come per il video dello Start Pirating dei Seraphon, analizzeremo il contenuto dello Start Collecting con i relativi punteggi aggiornati al General's Handbook 2020, parleremo un po' del Battle Tome, ma soprattutto vedremo di tirar fuori quanti più punti possibili dallo Start Collecting. Partiamo dal punto principale, dalla base. Come per i Seraphon, il mio consiglio prima ancora di comprare uno Start Collecting è quello di comprare il relativo Battle Tome, in questo caso Flesh Eater Courts. Come ho detto anche nell'altro video, il mio consiglio è di prendere sempre la versione inglese dei Battle Tome, perché consistono in più pagine e all'interno ci sono molte più nozioni di background. Quindi, se siete abbastanza bravi con l'inglese, o comunque ve la cavate abbastanza, compratelo assolutamente in inglese. Se invece non masticate bene l'inglese, esiste la versione in italiano e, per quanto riguarda la lore, ovviamente potete recuperarla guardando uno dei nostri meravigliosi video del nostro canale. Iniziamo subito. Adesso vi farò un breve riassunto di quella che è la lore, di quella che è l'ambientazione, le storie dei Flesh Eater Court. Se volete scendere più nel dettaglio, vi linko in descrizione il mio video in cui parlo in maniera più ampia della lore, delle storie e degli avvenimenti che riguardano questa fantastica armata. Chi sono i Flesh Eater Court? I Flesh Eater Court sono sostanzialmente dei cannibali, sono i figli del Kerrion King, una creatura rinnegata da Nagash che ha ceduto alla follia suprema, quindi parliamo di un vampiro, è ceduto alla follia suprema e ha creato col passare del tempo una dinastia che è scesa sempre di più nella pazzia, emanando una pazzia quasi fisica e trasformando praticamente interi regni di disgraziati o di persone sfortunate in un'armata di cannibali. Un'armata particolare perché ogni singolo membro degli eserciti dei Flesh Eater Court è convinto di essere un soldato, di essere un cavaliere, di essere un re, di essere un nobile. Perché? Questo perché la follia originaria del Kerrion King si è praticamente trasportata in tutti i suoi discendenti. Quindi i vari sovrani e comandanti delle armate dei Flesh Eater Court, che sono gli Abhorrent Ghoul King o gli Abhorrent Arch Regents, hanno questa follia che trasmettono ai loro sottoposti e ai loro soldati. Quindi ogni armata di Flesh Eater Court nelle menti dei Flesh Eater stessi è un'armata di soldati sacri con armature scintillante, spade magiche che cavalcano ippogrifi, pegasi, bestie meravigliose. Invece agli occhi del nemico non è altro che un'orda di cannibali seminudi che si esprimono
avversi che cavalcano disgustose bestie non morte e che seminano il panico e la distruzione in chiunque e contro chiunque si scontri con le loro armate o contro chiunque minacci i confini dei loro regni. Che cosa consiste lo start collecting dei Flesh Eater Corps? È molto semplice. In realtà nel panorama dei vari start collecting disponibili sul sito di Games Workshop, sicuramente lo start collecting dei Flesh Eater Corps è uno dei più vantaggiosi in rapporto qualità-prezzo. Non solo per iniziare un'armata di Flesh Eater Corps sono in realtà necessari 3 start collecting e parliamo già di avere quasi un'armata completa di 2000 punti. Non saranno ovviamente disponibili tutte le scelte all'interno del Battle Tome, però 3 start collecting, ma anche 2 start collecting espansi con altri kit, compongono un'ottima base per una bella armata di Flesh Eater Corps. Che cosa contiene nel dettaglio lo start collecting dei Flesh Eater Corps? Abbiamo un kit di Crypt Ghouls. I Crypt Ghouls sono l'unica battle line vera e propria delle armate di Flesh Eater Corps. Ci sono altre battle line, ma sono unità che diventano battle line solo rispettando determinate condizioni. Ad esempio, i Crypt Horror diventano battle line solo se il generale è un Crypt Hunter Courtier, oppure se si gioca la corte di Hollowmourn. I Crypt Flayers invece sono battle line se il generale è un Crypt Infernal Courtier, oppure se si gioca il regno di Blisterskin. E Terrorgeist senza personaggio e Zombie Dragon senza personaggio sono battle line in un'armata del regno di Gristlegore. Quindi abbiamo un kit di 10 Crypt Ghouls. I Crypt Ghouls sono un kit molto bello da assemblare perché hanno al loro interno una buona varietà di teste e di braccia, ma molto semplice. Siccome i Crypt Ghouls, come in realtà praticamente tutte le armate, tutte le unità di questa armata dei Flesh Eater Corps, non ha opzioni, in realtà si tratta solo di scegliere le teste e le braccia che più ci aggradano, senza dover pensare di scegliere un determinato equipaggiamento. Sono dei cannibali seminudi, combattono con ossa e artigli. Il secondo kit presente all'interno dello Start Collecting è quello dei Crypt Horrors e Crypt Flayers. Con un unico kit si possono assemblare o 3 Crypt Horrors o 3 Crypt Flayers, oppure trasformare uno o più di questi modelli del kit in Crypt Hunter Courtier o Crypt Infernal Courtier. L'ultimo kit è quello del nostro mostrone preferito, il Terrorgeist, che può essere assemblato come Terrorgeist senza cavaliere, come Zombie Dragon senza cavaliere, come Aberrant Ghoul King su Terrorgeist, oppure Aberrant Ghoul King su Zombie Dragon, oppure un Ghoul King a piedi, ovviamente se si sceglie di assemblare il kit come Terrorgeist o Zombie Dragon senza cavaliere. La prima cosa che andremo a vedere utilizzando i punteggi presenti all'interno del Pitched Battle Profiles 2020 del General's Handbook del 2020 sarà quello di ottenere il maggior numero di punti dall'interno dello Start Collecting. Con il nostro fido Pitched Battle Profiles a fianco andiamo nella pagina dei punteggi dei Flesh Eater Corps e vediamo come spremere a livello di punteggio il più possibile il nostro Start Collecting. Eccoci qua, Flesh Eater Corps. Facile, i Crypt Ghouls costano 100 punti per 10 modelli, quindi avendone 10 all'interno dello Start Collecting abbiamo 100 punti. Il kit quelli che
hanno la keyword Knight, possono essere assemblati come Crypt Horrors o Crypt Flayers. In questo caso assembleremo i Crypt Flayers perché hanno un costo in punti maggiore. I Crypt Flayers infatti costano 170 punti contro i Crypt Horrors che ne costano 130. Quindi con 10 Crypt Ghouls e 3 Crypt Flayers abbiamo già 270 punti. Che non è, sembra ancora poco per uno Start Collecting, ma fortunatamente ci viene in nostro aiuto il kit del nostro mostrone. Sempre in ottica di massimizzare il punteggio che tiriamo fuori da uno Start Collecting, l'opzione migliore è quella di assemblare il kit del mostro come Abhorrent Ghoul King su Royal Zombie Dragon, che costa 440 punti. Quindi, se noi sommiamo i 270 con i 440, otteniamo 710 punti da un solo Start Collecting. Anche ad assemblarlo nella stessa maniera, quindi duplicarlo, 710-710 con due Start Collecting otteniamo un'armata da 1420 punti, che io non vorrei dire, però è un'ottima armata. Se manteniamo sempre questa idea e invece di assemblare un Abhorrent Ghoul King su Zombie Dragon ne assembliamo uno su Terrorgeist, risparmiamo 20 punti e arriviamo ad avere un'armata di 1400 punti tondi tondi. 1400 punti tondi tondi è una base perfetta per poter poi inserire e ampliare la nostra armata come meglio crediamo. Ma possiamo ancora cercare di spremere di più ancora il nostro Start Collecting e ottenere qualche punticino in più da un solo Start Collecting. Come? Semplicemente assemblando il modello, assemblando il nostro mostrone come mostrone senza cavaliere e Ghoul King a piedi. Ricominciamo il nostro conteggio. Abbiamo 10 Ghoul che ci danno 100 punti, 3 Crypt Flayers che ci danno da spendere 170 punti, per un totale di 270 punti di armata spesi. Il kit del mostrone viene assemblato come Terrorgeist, che costa 300 punti, che in aggiunta ai 270 che abbiamo già speso ci fa arrivare a un totale di 570 punti di armata. A questo punto possiamo assemblare, visto che il kit lo permette, un Abhorrent Ghoul King a piedi, ottenendo altri 160 punti, che sommati ai nostri 570 ci fa ottenere un totale di 730 punti d'armata contro i 710 della prima analisi. Oltretutto, questo potrà dare una base ulteriore per ampliare l'armata con un secondo Start Collecting, semplicemente montando il secondo eroe dello Start Collecting direttamente sulla cavalcatura, ottenendo così qualche punticino in più. Per quanto riguarda chicche, pezzi extra, lo Start Collecting dei Flesh Eater ne ha molti, ma difficilmente ci permette, con un solo Start Collecting, abbiamo la possibilità di tirare fuori degli altri personaggi o delle truppe extra. Fermo restando che però i bits che ci avanzano ci permettono, anche solo utilizzando un altro Start Collecting e prendendo qualche altro modello a parte, ci permettono di ottenere unità diverse, ottenere delle unità nuove con un minimo di conversione. Ad esempio, se noi prendiamo un secondo Start Collecting e lo affianchiamo allo Start Collecting che abbiamo montato da 710 punti, quindi con il personaggio sul mostro, il secondo Start Collecting possiamo comunque assemblarlo con dei Crypt Flayers e dei Crypt Horrors e possiamo fare un lavoro ulteriore sull'idea di assemblare il mostro senza cavaliere e il personaggio a parte. Quindi se noi assembliamo un secondo Start Collecting con un mostro a piedi e un mostro senza cavaliere, abbiamo la possibilità di assemblare un personaggio a piedi. Se noi prendiamo come base il modello dell'Abhorrent Ghoul King e cerchiamo di renderlo un po' più importante, come quasi come se fosse talmente convinto di essere un re, di essere un cavaliere senza macchie e senza paura, che parte della sua armatura scintillante
gli si materializza addosso. Potremmo quindi prendere il modello di base del Laborant Ghoul King, sostituire gli avambracci con quelli del kit del Lord Vampiro all'interno del Drago Zombie. Postilla, il kit del Drago Zombie Terrorgeist è lo stesso kit che si utilizza per assemblare il Lord Vampiro sul Drago Zombie o il Principe Vordrai per le Legends of Nagash, il che vuol dire che all'interno del kit del Terrorgeist c'è un vampiro intero. Un vampiro con un'armatura completa non fa molto Flesh Eater, ma se noi combiniamo la testa con l'elmo, il braccio con la spada e lo scudo, sul corpo praticamente nudo del Laborant Ghoul King, e ci attacchiamo a qualche ninnolo in più, otteniamo una via di mezzo tra un vampiro completamente mostruoso e un vampiro in armatura, quindi una specie di Laborant Ghoul King meglio equipaggiato. Questo modello, messo sulla basetta giusta, quindi una basetta da 40 mm, potrebbe assolutamente passare o essere giocato come Aborant Archregent, che sono gli Aborant Ghoul King più anziani e più potenti nella gerarchia dei Flesh Eater. L'Aborant Archregent costa la bellezza di 240 punti, il che ci permetterebbe di superare i 1420, scusate, che avevamo visto con i primi calcoli all'interno di questo video, e arrivare praticamente quasi a 1700 punti. Dovremmo arrivare a 1640 se assembliamo il mostro del primo kit come Aborant Ghoul King su Zombie Dragon. In questo modo, ragazzi, otteniamo, e da due start collecting, un'armata praticamente fatta. Come sfruttare al meglio i bits che ci avanzano? Punto primo. Se noi assembliamo i nostri personaggi come i nostri knights come Crypt Flayers, ci avanzano tutte le teste dei Vargeist. Altra nota, il kit dei Crypt Horrors / Crypt Flayers è lo stesso kit che viene utilizzato per fare i Vargeist delle Legions of Nagash, quindi all'interno ci sono anche le teste dei Vargeist, che se voi andate a controllare le immagini all'interno del Battle Tome dei Flesh Eater Course, voi vedete tranquillamente che quello che l'eroe conosciuto come ad esempio Crypt Hunter Courtier non è altro che il modello di un Crypt Horror assemblato con la testa di un Vargeist. Se noi abbiamo queste teste, possiamo comprare a parte dei modelli che possono essere utilizzati per ottenere un Crypt Hunter Courtier alternativo. Ad esempio, un modello che secondo me è utilizzabile, sta molto bene per questo tipo di cose, è quello dell'Ogroid Myrmidon degli Slave to Darkness. Se noi prendiamo il kit dell'Ogroid Myrmidon, anche così com'è, anche con lo scudo, lui ha una lancia già molto invecchiata, molto rovinata, ma possiamo semplicemente togliere la mano con la lancia e mettere una mano con clava o una mano con osso dal kit dei Crypt Horrors. Anzi, meglio ancora, noi possiamo prendere il kit del nostro Ogroid Myrmidon, sostituire la mano destra con la mano del kit dei Crypt Horror che regge il pezzo di lapide, e la mano sinistra invece con una mano che regge, che impugna una delle clavi d'osso all'interno del kit. Dopodiché sostituiamo la testa del modello con una delle teste dei Vargeist, ed ecco che abbiamo sfruttato le teste all'interno del kit dei Crypt Horror, Crypt Flayers, Vargeist per ottenere un Crypt Hunter Courtier alternativo. Il Crypt Hunter Courtier costa anche lui 160 punti, quindi se noi cerchiamo di seguiamo la nostra scia dei due start collecting, di cui uno utilizzate la modifica che vi ho consigliato e tirate fuori un Aborant Archregent dal normale kit dell'Aborant Ghoul King, e ci aggiungiamo un Crypt Hunter Courtier, vedete che praticamente siamo quasi a 1800 punti.
non è proprio un'armata ottimizzata, ma sicuramente è un'armata, voglio dire, che vi dà tanti spunti per le modifiche. Il mio consiglio per quanto riguarda i flash hitter è quello di accaparrarvi almeno un paio di start collecting. La soluzione migliore sarebbe 3, oppure 2 start collecting e un paio di kit singoli di Cryptorrow Script Flayers. Questo perché, siccome i flash hitter hanno un'ottima meccanica di evocazione, Cryptorrow Script Flayers e Crypt Ghouls possono essere evocati dai personaggi, addirittura gli eroi, cioè il courtier, quindi Cryptghast Courtier, Crypt Infernal Courtier, Varwolf Courtier e Crypt Infernal Courtier possono essere evocati dal Laborant Ghoul King su Zombie Dragon e dal Laborant Arch-Regent. Avere 2 start collecting e anche 2 kit singoli di Cryptorrows ci dà la possibilità di avere non solo delle unità da giocare, ma anche delle unità da tenere in riserva per essere evocate. Idealmente il mio consiglio è quello di utilizzare gli Horrors e i Flayers. In realtà a livello competitivo la soluzione migliore sarebbe quella di giocare l'armata di Blister Skin e avere i Crypt Flayers, 3 unità da Crypt Flayers come 3 battle line, e utilizzare il resto dei Crypt Flayers, Crypt Horrors oppure dei Ghoul come materiale d'evocazione. Anche il kit del Varwolf, che personalmente è un modello in realtà che mi piace abbastanza, può essere evocato, e se non vi piace il modello originale può essere convertito in vari modi. Il mio consiglio è quello di convertire un Varwolf Courtier dal kit del Principe Demone, montando le ali al posto delle braccia e sostituendo la testa del Principe Demone o con una testa sempre dal kit dei Varghast, oppure con un po' più di manualità inserire la testa di un Chaos Hound delle Beasts of Chaos, in modo da ottenere una sorta di ibrido estremamente grosso, muscoloso e anche un po' deforme tra Lupo Mannaro e Pipistrello. Spero che questo video vi sia tornato utile, così come gli altri. Fatemi sapere quale armata volete che io analizzi nel prossimo episodio di Start Pirating, e per il resto non dovete fare altro che mettere mi piace alla nostra pagina, comunque seguire la nostra pagina e attivare la campanella. Anche per oggi dal vostro capitano Giacomo Moncino è tutto. Marinai, alla prossima! No, ho sbagliato tutto, porca troia. Che 1400.